Linda Castellucci è la nuova presidente di Coldiretti Arezzo. L'imprenditrice di Castiglion Fiorentino sale così al vertice dell'associazione prendendo il posto di Tullio Marcelli, che lascia la guida dell'associazione dopo ben 14 anni. L'ufficializzazione è avvenuta nella Sala dei Grandi della provincia di Arezzo, dove si è svolta l'assemblea provinciale di Coldiretti, che ha rinnovato il consiglio direttivo che resterà in carica per i prossimi 5 anni. Diciamo che adesso l'obiettivo è quello di continuare le battaglie che Coldiretti ha già intrapreso, soprattutto nel Made in Italy, l'etichettatura, però sono tante le battaglie da sostenere per gli agricoltori e mi metto a disposizione con l'aiuto della vecchia guardia, Marcelli, che sarà indispensabile nel continuare questa avventura. A 14 anni di un'avventura straordinaria, emozionante, ricca di contenuti, è ricca soprattutto di incontri con tante persone, soci, istituzioni che sono diventati poi amici e che credo abbiano fatto crescere da un punto di vista personale, ma credo che abbiano contribuito assieme a me a rendere la Coldiretti d'Arezzo veramente un'associazione straordinaria. Il futuro lo vedo roseo, lo vedo donna in questo caso, ma lo vedo soprattutto positivo perché abbiamo una missione molto chiara, quello di difendere gli interessi dei nostri associati attraverso la tutela degli interessi anche dei cittadini. Quindi ciò che stiamo facendo è un bene per l'agricoltura ma è anche un bene per questo paese. La collaborazione tra le istituzioni e le associazioni, quindi la Coldiretti, è un aspetto fondamentale per raggiungere obiettivi che hanno ancora bisogno di vedere lavorare assieme per essere raggiunti. Però Coldiretti e Tullio Marcelli hanno dato in questi anni un grande contributo. Io veramente ringrazio lui, ringrazio Coldiretti e faccio un in bocca al lupo per quanto riguarda anche la nuova presidenza.